Grazie di questa breve ma chiarissima presentazione. Un po' come dire, appunto, l'ha già detto chi mi ha presentata, cioè ha posto, credo, indirettamente il problema: cosa ha a che fare la paura con la comunità. Questa è la brevissima premessa che faccio, cioè cosa ha a che fare questa paura negativa, scusate, questa passione negativa, disgregante, oscura, appunto, con la coesione, l'essere insieme, l'essere in comune. Già, ne parlavamo un po' ieri di questo secondo aspetto nella lezione su Hannah Arendt. Il mio tentativo oggi, sia pure, come dire, molto in superficie, perché in poco tempo non si può dire moltissimo, è proprio quello di cercare di far vedere questo nesso. Che connessione c'è, che relazione c'è tra la paura e la comunità intesa in senso lato. Immagino che molti di voi abbiano già ascoltato vari relatori e vi sarete resi conto di quanto sia complesso il lessico della comunità, cioè una parola che ha infinite declinazioni, e io appunto proverò a dare una particolare declinazione in relazione al tema della paura. Il titolo del mio intervento è di per sé, diciamo, introduttivo al tipo di taglio che io voglio dare. Paura per il mondo. Che cosa vuol dire? Appunto, è quello che vorrei cercare di spiegare. Partendo dal fatto che, appunto, assistiamo oggi al riemergere della paura, cioè all'emergere sempre più inquietante di una serie di minacce, minacce planetarie, potremmo dire, catastrofi ambientali, epidemie virali, l'ultima è quella che ci tormenta ogni giorno, della influenza suina, minacce di guerra biologica e nucleare, flussi migratori incontenibili, sviluppi preoccupanti delle biotecnologie e, non ultimo, anche il terrorismo globale. Soltanto per, diciamo, citare gli eventi più macroscopici, creano evidentemente uno stato diffuso di insicurezza, di ansia, acuito appunto dall'oscura consapevolezza che si tratta di pericoli e minacce di portata planetaria e dunque essenzialmente, almeno nella nostra percezione, ingovernabili. Cosa vuol dire, diciamo, la configurazione planetaria e globale di queste minacce? Vuol dire che hanno una qualità inedita, cioè quella di oltrepassare confini territoriali, di varcare confini. Questo d'altra parte è una delle caratteristiche fondamentali della globalizzazione. La globalizzazione è appunto perdita dei confini, questa è una delle possibili, diciamo, definizioni della globalizzazione. Dunque, queste minacce si espandono sull'intero pianeta producendo effetti a catena che noi abbiamo la sensazione di non riuscire a controllare. Un sociologo molto noto, che vedo che viene molto citato anche da altri relatori e colleghi, cioè Zygmunt Bauman, che è forse uno degli autori che più si è interessato, diciamo, di questi aspetti relativi alle trasformazioni anche antropologiche dell'età globale, ha appunto parlato di perdita di controllo, no? Usando la ormai celebre metafora dell'aereo senza pilota. I cittadini della società globale si sentono come passeggeri di un aereo senza pilota, dunque in preda alla vertigine della insicurezza, dello spaesamento, dell'impotenza. Torna dunque la paura. Perché dico torna dunque la paura? Perché, diciamo, tutta la modernità è stata costruita sulla speranza, io preferisco dire illusione, poi vedremo anche perché, di una liberazione dalla paura. C'è una famosa frase, diciamo, nel discorso
inaugurale del presidente Roosevelt, dove Roosevelt mette in primo luogo l'accento su questo. Una società che funzioni è una società che riesce a liberare gli uomini dalla paura. Dunque la democrazia, la modernità si sono, come dire, misurate essenzialmente su questo obiettivo, che adesso sembra essere fallimentare, perché appunto la paura torna con una forza e una come dire, pervasività che forse non ha mai avuto. Il problema però, e qui pongo la domanda, qui tento di rispondere, è di quale paura si tratta. Perché noi non possiamo parlare di paura, dobbiamo in primo luogo parlare di paure, ci sono molte paure, ma ancora prima ci sono molte forme di paura, cioè ci sono molte paure nel senso che la paura ha infiniti oggetti, ma ci sono in primo luogo molte forme di paura, cioè c'è l'ansia, c'è il timore, c'è il terrore, c'è il panico, c'è l'angoscia, tutte possibili declinazioni appunto della paura. Allora, per capire con quale paura abbiamo a che fare oggi e come poi possiamo eventualmente trovare delle strategie costruttive per affrontarla, bisogna fare un piccolo passo indietro per capire qualcosa di più appunto di questa che è la passione primordiale, la passione originaria. Un grande filosofo del Novecento, Hans Blumenberg, suggerisce più o meno implicitamente che noi viviamo, diciamo, ci troviamo impauriti in un universo che non conosciamo e che, come dire, di fronte a quella che lui chiama la solitizzazione della realtà, cerchiamo appunto delle strategie per rendere il mondo familiare, per rendere il mondo vivibile, accessibile. E infatti, non a caso, fin dalle origini, l'umanità ha appunto elaborato una serie di strategie e di risposte per far fronte alla paura, ispirata appunto da un mondo che si presenta in prima istanza come ostile e estraneo. Come dire, potremmo evocare il concetto freudiano di unheimlich, il perturbante. Il mondo per noi è un grande perturbante e allora noi cerchiamo di renderlo heimlich, cioè familiare, di qualcosa che ci fa sentire a casa per l'appunto. E naturalmente la prima cosa da fare è fronteggiare la paura. Dunque, diciamo, nel passato, e qui naturalmente vado velocissima, richiamo soltanto il fatto che i miti, le religioni, i riti sono tutte forme, diciamo, arcaiche di risposta alla violenza del mondo naturale e alla paura che ne deriva. Potremmo, con un'approssimazione molto angro, potremmo dire che la paura premoderna è essenzialmente paura della natura, di qualcosa che appunto non riusciamo a tenere sotto controllo e che cerchiamo di esorcizzare attraverso appunto tutta questa serie di forme simboliche, come i miti, le religioni e i riti. Questo scenario però, su cui appunto non mi soffermo, perché voglio arrivare ovviamente all'oggi, subisce mutamenti radicali con la modernità. Quando parliamo di modernità, ovviamente così parliamo di un periodo che comincia dal 600 in poi, quando appunto le strategie di risposta alla paura non possono più essere affidate a mito, religione e così via, in quanto appunto queste sono dimensioni che trascendono la soggettività. La modernità si sforza di trovare risposte a partire dalla soggettività. Il grande valore della modernità è l'individuo autonomo, l'individuo libero,
autodeterminantesi, e dunque è l'individuo, sono i soggetti, sono gli individui che devono in qualche modo trovare delle risposte al problema della paura. Quali sono allora le strategie che la modernità, appunto a partire dal 600, ha elaborato per fronteggiare la paura? Ce ne sono essenzialmente due, ma sulla prima non mi soffermo perché aprirebbe, se volete poi ci torniamo successivamente o comunque riprenderò qualche filo. In breve potremmo dire la tecnica e la politica. Mi soffermerò essenzialmente sulla politica. Perché mi soffermo essenzialmente sulla politica? Beh, intanto perché, come dire, è un universo che mi è più immediatamente familiare, ma poi perché, come dire, la società moderna, a partire da Thomas Hobbes, nasce sulla paura. Il politico moderno, la politica moderna, nasce sulla paura. Hobbes è assolutamente paradigmatico di questa fondazione moderna della politica sulla passione della paura. Molto, molto brevemente, che cosa dice Hobbes? Dice appunto che gli individui sono immersi in una condizione naturale caotica, disordinata, nella quale, a partire dalla loro uguaglianza, da un'uguaglianza di diritti e di passioni, sono tutti in qualche modo, finiscono inevitabilmente per scontrarsi, soprattutto diciamo sono visti in preda ad uno scontro di passioni distruttive, passioni essenzialmente acquisitive. E il fatto paradossale, nota Hobbes, è che in questo modo gli individui mettono in pericolo quello che è il loro fine primario e che è poi il fine primario su cui la stessa società moderna si costituisce, e cioè la conservazione della vita. In quel processo che dovrebbe portarli verso la conservazione della vita, gli individui si scontrano a causa delle loro passioni, creano uno stato intollerabile di conflittualità e sono di fatto costantemente in pericolo di morte. La paura della morte è, diciamo, la categoria che Hobbes propone per eccellenza. Paura della morte che viene dall'altro, paura della morte violenta, paura reciproca perché appunto anche il più debole, dice Hobbes, in qualsiasi momento può in qualche modo distruggermi, dominarmi, aggredirmi. Il punto di fondo però è che a questo punto cosa succede? Succede che nel momento in cui irrompe la paura comincia a funzionare in un modo positivo, potremmo dire. Cioè la paura comincia a funzionare come una sorta di shock emotivo che riporta gli uomini alla ragione e li induce appunto a trovare delle forme di accordo. Il patto, il famoso patto di cui ci parla Hobbes e tutta la filosofia politica moderna, nasce appunto, è figlio della paura. Gli individui si accorgono che continuando su quella strada, diciamo, dello scontro delle passioni, finirebbero per distruggersi e dunque arrivano a più miti consigli e fanno un patto razionale, che però deve essere garantito dalla politica, deve essere garantito dallo Stato. Quindi c'è uno spostamento della paura dalla dimensione individuale alla dimensione politica, perché lo Stato cosa fa? Non elimina la paura, ma la trasforma. La paura, diciamo, che noi abbiamo dello Stato, delle leggi, della politica, è paura della sanzione, e dunque, per non incorrere in questa sanzione, in qualche modo arriviamo a rinunciare in gran parte alle nostre passioni e persino ai nostri diritti. Qui naturalmente c'è molto, diciamo, del pessimismo hobbesiano, non sto a diffondermi su questo, ma
con le dovute, diciamo, prudenze, questo può essere assunto come il paradigma esemplare della modernità. Insomma, per finire, la paura agisce come una passione ragionevole, sembra un ossimoro, ma non lo è, così è stata definita da un autore francese, e ritengo che sia una definizione molto efficace, che contrasta appunto le passioni distruttive, fonda la società politica moderna e con essa la pace, la sicurezza, l'ordine e dunque una convivenza sostenibile. Ora, detto tutto questo in un modo, come dire, molto molto rapido, dobbiamo fare almeno tre riflessioni che ho in parte già annunciato. In primo luogo, questo richiede una rinuncia pulsionale, potremmo dire con un termine freudiano. Noi deleghiamo alla politica la funzione, diciamo, di ordine e di sicurezza, rinunciando a parte della nostra vita emotiva. In secondo luogo, già accennato, la paura non viene eliminata, ma soltanto trasformata da paura reciproca a paura del politico, della sanzione. In terzo luogo, e questo è il punto che mi interessa maggiormente sottolineare, la paura in Hobbes è paura essenzialmente egoistica, paura di, paura della propria morte. È una dimensione squisitamente soggettiva e individuale. Vedremo poi come cambia tutto questo appunto nella nostra epoca. Quello che però voglio notare in prima istanza è che emerge un ruolo positivo in Hobbes, in questo, diciamo, in questa costruzione sociale, emerge il ruolo positivo della paura. La paura svolge una funzione produttiva, costruttiva, addirittura emancipativa, perché emancipa gli uomini dalla negatività e dalla pericolosità del cosiddetto stato di natura, della condizione naturale. È una passione ragionevole, appunto, che si oppone al diritto illimitato alla libertà e alle passioni distruttive. Dunque, si rivela, potremmo dire, come un potente motore nel riprodurre l'ordine politico, la coesione sociale e lo spazio simbolico esistenti. Su questa base vorrei porre la domanda successiva. Che nesso c'è fra questa paura, dunque la paura della modernità, la paura fondativa della società moderna, cioè una paura costruttiva e socialmente efficace, sia pure con i costi soggettivi che ho cercato di sottolineare, e la paura di cui parlavo all'inizio, quella che, diciamo, per intenderci, propongo di chiamare proprio paura globale. Ecco, quello che vorrei sostenere è che nell'età globale lo statuto della paura subisce sensibili metamorfosi che proprio ne compromettono il ruolo hobbesiano, produttivo e costruttivo, e diventa, adesso cerco di spiegare questo, essenzialmente improduttiva, in quanto non riesce a tradursi in un agire razionale, non riesce a ricondurre gli uomini alla ragione, non riesce a spingerli al patto e alla costruzione, sia pure sacrificale, di una società politica. Allora, che cosa c'è all'origine di tutto questo? Che cosa è cambiato radicalmente rispetto oggi, rispetto allo scenario della modernità? Faccio un brevissimo inciso. Tutto questo presuppone evidentemente, come forse è già chiaro, che diciamo, io ritengo che l'età globale ci dovrebbe indurre al ripensamento radicale di tutte le categorie della modernità, compreso appunto il ruolo della paura. Oggi parliamo di questo. Che cosa c'è all'origine di questo cambiamento?
In prima istanza, e direi forse essenzialmente, c'è il mutamento delle fonti della minaccia, delle fonti del pericolo, che assumono, e questa è la parola chiave, un carattere essenzialmente indeterminato. Oggi il pericolo non viene più dall'altro in quanto mio competitore paritario. Dunque no, la paura non è più una paura dell'altro, una paura reciproca, ma è paura di non sappiamo bene che cosa. Paura di qualcosa di indeterminato, qualcosa che non riusciamo a definire e non riusciamo a circoscrivere. Insomma, quello che affiora con forza nell'età globale è che, diciamo, le minacce sono per l'appunto indeterminate, sono per l'appunto indefinite, che si tratti del global warming, del riscaldamento del pianeta, o della violenza terrorista, o della SARS o dell'influenza A, che viviamo in questi giorni, come vedete minacce molto, molto diverse tra loro, che sono però accomunate da queste due caratteristiche fondamentali: il fatto di avere una dimensione planetaria e dunque non circoscrivibile, non perimetrabile, non governabile, e allo stesso tempo di avere un carattere appunto indeterminato. Anche quando, voi mi direte, ma come, c'è anche un'altra macroscopica ed enorme paura oggi, che è per l'appunto la paura dell'altro. Ma la paura dell'altro oggi non somiglia più alla paura dell'altro descritta da Hobbes, perché l'altro descritto da Hobbes è, lo ripeto, il simile, l'uguale con il quale io entro in conflitto a partire, diciamo, da un uguale diritto alle proprie passioni. L'altro oggi è qualcosa di profondamente diverso. L'altro è per l'appunto il diverso. L'altro è lo straniero, l'altro è il clandestino, l'altro è l'immigrato, possiamo dargli tutti i nomi che vogliamo, ma di questo si tratta. E dunque è una figura anch'essa indefinita, anch'essa indeterminata. Pensiamo a questa immagine, tra l'altro ci sono stati episodi recentissimi, questa immagine assolutamente ricorrente anche a livello massmediale, cioè l'assedio di queste masse informi di corpi che arrivano dal mare, alcuni dei quali, poveracci, non ce la fanno per l'appunto, corpi senza nome, corpi senza storia, corpi senza un'identità, per noi sono semplicemente appunto una massa informe che in qualche modo, da qualche parte, ci fa paura. Di fronte a tutto questo, la politica è assolutamente inefficace. La politica è intesa nella sua accezione moderna. E qual è la sua accezione moderna? La politica come Stato, come governo di un territorio, la politica territoriale, la politica come sovranità dello Stato, non ce la fa a far fronte a queste minacce. E spesso infatti deve ricorrere ad escamotage anche molto molto discutibili. Allora, come possiamo chiamare tutto questo? Possiamo dare un nome a tutto questo? Io penso che si possa, e che si possa parlare di uno slittamento dalla paura, e qui riprendo proprio una distinzione freudiana, dalla paura all'angoscia. Freud dice la paura è paura di fronte ad un oggetto determinato, l'angoscia è paura di fronte ad un oggetto indeterminato. Noi non viviamo una situazione di paura, noi viviamo essenzialmente una situazione di angoscia. Che cosa vuol dire questo? Quali sono le implicazioni di questo? Allora, tornando un attimo a Bauman riassume tutto questo con un termine
che prende dal tedesco, che è un Sicherheit, in sicurezza per l'appunto, che però nella sua accezione tedesca vuol dire diverse cose, vuol dire un'insicurezza appunto diffusa, pervasiva, che va dal piano immediato della paura per la propria incolumità personale, alla sfiducia nella stabilità del mondo e delle istituzioni, alla perdita di fiducia in se stessi, nella propria identità, nelle proprie capacità. Ma possiamo ulteriormente, diciamo, aggravare il quadro, sottolineando l'emergere di nuove paure, una delle quali l'ho già citata, è appunto la paura dell'altro, dell'altro che si fa interno. Un grande filosofo, filosofo sociologo tedesco nel Novecento, Georg Simmel, ha elaborato la categoria dello straniero interno, che oggi è di grandissima attualità. Lo straniero interno è, dice Simmel, non colui che viene momentaneamente, che possiamo espellere fuori dai confini, che possiamo relegare in un altrove. Lo straniero interno è colui che viene per restare, che viene per restare, e per restare con tutta la sua identità, con tutto il suo bagaglio, con tutte le sue tradizioni, e per questo ci fa paura. Ma ancora, l'angoscia, o genera angoscia, l'angoscia poi generata, per esempio, dalle trasformazioni tecnologiche, dall'oscura percezione del fatto che la tecnica che evocavo all'inizio, che appunto fino ad un certo punto ha agito come qualcosa che riusciva ad affrancare l'uomo dalla paura, proprio perché gli rendeva il mondo più familiare, oggi ne è diventato uno dei più potenti generatori. Pensiamo solo, basti pensare solo alle manipolazioni genetiche. E ancora, l'ansia, per esempio, che è un fenomeno che forse conosciamo meno, ma su cui, credetemi, psicologi e sociologi hanno lavorato molto, l'ansia che deriva dall'eccesso di informazioni. Noi siamo appunto bombardati costantemente da informazioni. È stata chiamata la galassia telematica, cioè che cosa vuol dire, a che cosa allude questo? Al fatto che la straordinaria crescita delle capacità cognitive della specie in generale determina paradossalmente una corrispondente diminuzione delle capacità cognitive dell'individuo. E dunque poi tutto questo si traduce in un sentimento, se volete, più sotterraneo, meno percepibile, che è appunto l'ansia da informazione, possiamo chiamarla così. Ma soprattutto, e potremmo allungare la lista, ma non la voglio fare troppo lunga, perché poi a mio avviso soprattutto, diciamo, le fonti più inquietanti e più spaesanti del pericolo e della minaccia oggi sono quelle a cui facevo in parte già riferimento e che possiamo riassumere nell'idea, nel concetto di rischi globali. Non a caso parte della riflessione contemporanea, penso anche a dei sociologi celebri come Ulrich Beck o Anthony Giddens e non solo, hanno proprio sottolineato il passaggio dal pericolo al rischio. Oggi siamo in presenza di un passaggio dal pericolo al rischio. Che cosa vuol dire questo? Beh, in primo luogo, mentre il pericolo è spazialmente vicino, tangibile, visibile, il rischio è lontano, invisibile, a volte apparentemente virtuale. Pensate per esempio, alla prima guerra del Golfo, che è esemplare da questo punto di vista. Noi non abbiamo visto niente, non abbiamo visto nessuna immagine di quella guerra, soltanto luci nel cielo, immaginando, diciamo, scontri nell'aria, insomma. Inoltre, il rischio presenta un carattere di impensabilità, di inimmaginabilità. Pensiamo al rischio intrinseco nel potenziale nucleare.
Forse solo la fantascienza è riuscita a darci qualche immagine di questo. Io mi ricordo un film di tanti anni fa che si chiamava The Day After, il giorno dopo, che era tutto appunto centrato su immagini desolanti della guerra, dell'inverno nucleare che segue appunto ad un'esplosione atomica. Ma al di là della fantascienza, la nostra psiche è troppo limitata per riuscire ad immaginare le conseguenze di un'esplosione nucleare. Noi possiamo immaginare la morte del singolo, possiamo persino immaginare l'olocausto, ma non siamo in grado psichicamente, emotivamente, di immaginare la distruzione dell'umanità o del pianeta. E ancora, il rischio non è isolabile, non è circoscrivibile, ma proprio per quel fenomeno peculiare della globalizzazione, che è l'interdipendenza degli eventi, segue appunto la logica della disseminazione planetaria e quindi genera un sentimento più o meno inconscio di impotenza. Possiamo risalire a Chernobyl, per chi ha qualche anno in più, al nuovo terrorismo globale, alle varie appunto epidemie che si susseguono con una, come dire, ormai quasi laconicità, ma che ogni volta seminano il panico, dalla SARS alla mucca pazza, all'influenza dei polli, a quella attuale. Tutto questo vuol dire, per finire diciamo su questo brevissimo excursus, il rapporto tra pericolo e rischio, vuol dire che non è più possibile quel processo di blaming, di attribuzione di responsabilità e di colpa, prendo l'espressione da una celebre antropologa inglese, Mary Douglas, che è una delle componenti fondamentali della coesione sociale. Una società non può vivere se non riesce a trovare i responsabili, se non riesce ad attribuire responsabilità degli eventi. La paura dunque diventa angoscia, paura improduttiva, un sentimento oscuro e pervasivo, come dicevo, che è incapace di tradursi in un agire razionale, efficace e lungimirante. Ne derivano, e qui arriviamo a un punto a cui tengo in modo particolare, sul piano soggettivo, due risposte fondamentali che appunto mancano di quel carattere strategicamente progettuale e costruttivo a cui facevo allusione. La prima risposta, di nuovo attingendo al lessico freudiano, io non credo che si possa, fra parentesi, non si possa oggi fare una diagnosi, come dire, decente dei nostri tempi senza ricorrere a categorie psicologiche e psicoanalitiche. Allora, la prima risposta è quella del diniego. Il diniego, dice Freud, non è la rimozione, perché la rimozione è un processo inconscio, è qualcosa che io metto in atto senza neanche rendermene conto, seppellendo nell'inconscio fenomeni appunto troppo spaventosi, troppo dolorosi per poterli accettare. Il diniego invece è una dinamica psicologica molto più complessa, molto più sottile, perché che cosa succede? Che il rischio viene riconosciuto, cioè viene razionalmente riconosciuto, ma non viene emotivamente percepito. È un meccanismo di difesa, evidentemente, ed è un meccanismo di difesa che in quanto tale ha la sua funzione anche, diciamo, positiva. Il problema inizia laddove diventa un fenomeno collettivo, un fenomeno sociale. C'è un bellissimo libro su questo, che se nel caso vi interessino queste tematiche vi invito a leggere, di un sociologo inglese che si chiama Stanley Cohen, che ha scritto un libro che si chiama Stati di diniego, in cui appunto, come dire, riprende l'importanza di questo
concetto, sia pure riferendolo poi, andando in una direzione diversa da quella che sto provando a praticare. Che cosa vuol dire, insomma, in poche parole, il diniego? Vuol dire che l'io, pur riconoscendo razionalmente una realtà o una possibilità penosa, difficile, dolorosa, trova il modo di impedire, si difende, trova il modo di impedire che questa realtà venga emotivamente sentita e partecipata. In altri termini, noi oggi sappiamo che cosa succede. E come potrebbe essere diversamente? Siamo, come dicevo prima, bombardati dalle informazioni. Dobbiamo addirittura quasi difenderci dall'eccesso di informazioni. Viviamo nell'età della rete, in cui tutto è connesso, in cui tutti possono sapere tutto, dove anche un piccolo evento locale può assumere immediatamente una consistenza e una pervasività mondiale, planetaria. Siamo appunto costantemente bombardati dall'informazione mass mediale, che spesso appunto ci assedia, no? In funzione dell'audience, questo è banale dirlo, è banale ripeterlo, però è così, con notizie allarmanti, negative, eccetera. Dunque noi siamo al corrente di tutto, ma allo stesso tempo costruiamo delle, potrei dire, trincee emotive, che fanno sì che tutto questo non ci tocchi, non arrivi alla nostra appunto sfera emozionale. E questo appunto è il diniego, cioè quello che io definirei senza esitazioni una delle più grandi patologie del nostro tempo. Dall'inizio dell'età nucleare, e l'età nucleare è l'esordio dell'età globale, è la nascita dell'età globale, Hiroshima, tanto per intendersi, Hiroshima cambia radicalmente lo scenario del mondo, perché per la prima volta appunto un evento assume portata planetaria. Ecco, da quel momento si comincia a formare quella che, con un termine sintetico, vorrei definire un processo di anestetizzazione della paura, di anestesia della paura. C'è un grande filosofo tedesco, non sufficientemente ancora apprezzato, e mi sto sforzando invece di far apprezzare, Günther Anders, che ha scritto un libro che si chiama L'uomo è antiquato. Günther Anders era ossessionato dal problema nucleare, scrive la maggior parte dei suoi testi proprio a partire dall'evento di Hiroshima, e fa delle osservazioni non sistematiche, perché è un pensatore non sistematico, fra parentesi è stato il marito di Hannah Arendt, ci sono molte connessioni nel loro pensiero, fa delle osservazioni molto interessanti proprio sullo statuto della paura, e dice una cosa che potremmo sintetizzare in questo modo. Dice Anders: oggi la paura è dappertutto, ma noi siamo in presenza, diciamo, noi parliamo molto di paura, addirittura proprio, come dire, è entrata nella chiacchiera mass mediale, nel termine heideggeriano. Parliamo però, il problema consiste nel fatto che noi parliamo tanto di paura, ma non parliamo per paura. Non parliamo perché siamo ispirati da un sentire, da un sentimento di paura. E allora tutto questo in che cosa sfocia? Sfocia in una situazione pervasiva di indifferenza e di passività. Noi siamo anestetizzati nelle nostre emozioni, e dunque restiamo fondamentalmente spettatori degli eventi. Io credo che una delle, ho provato anche nei miei ultimi, diciamo, lavori a riassumere una delle figure paradigmatiche del nostro tempo nella figura dello spettatore. È molto ovvia la figura dello spettatore mass mediale, cioè c'è un, come dire, un oceano di studi sociologici su questo, ma e diciamo è
anche questo fa parte di quello che sto dicendo, ma fondamentalmente quello su cui voglio porre l'accento è proprio la posizione di passività e di indifferenza di fronte agli eventi del mondo, in virtù appunto del diniego. Sì, ma insomma è vero, ma poi non è vero che avrà queste conseguenze, ma sì, forse, eccetera. Tutto viene allontanato, tutto viene esorcizzato, se non addirittura diventa oggetto quasi di ironia autodifensiva. Questa è la prima reazione fondamentale all'angoscia. C'è poi una seconda reazione, speculare, a mio avviso naturalmente, potete non condividere tutto questo, è una diagnosi personale quella che vi propongo. La seconda reazione ci riporta al problema dell'altro, perché la seconda reazione è quella, sempre per restare al lessico psicoanalitico, dello spostamento, proiezione della paura su altro, o meglio su altri. Esempi banalissimi, appunto, io perdo il lavoro e me la prendo con l'extracomunitario che viene a rubarmi il lavoro e così via. Ma il fenomeno è molto molto più ampio e molto più complesso. Proiezione della paura su oggetti indiretti e pretestuosi, per lo più soggetti deboli, che facilmente si prestano a questa operazione, in quanto appunto si presenta, ci permettono di uscire dall'indeterminatezza. Oggetti che si presentano come più facilmente definibili e identificabili e che ci consentono quindi di superare lo spaesamento e l'inquietudine che deriva dalla indeterminatezza dei pericoli. L'angoscia produce, in altri termini, effetti persecutori che spingono alla identificazione del capro, di un capro espiatorio. Chi è il capro espiatorio? Qui dovremmo evocare un altro grande filosofo contemporaneo, che è René Girard, che ha riproposto, diciamo, questo concetto, mettendo l'accento proprio sul fatto che la coesione sociale, fin dall'antichità, tende a formarsi attraverso la costruzione di capri espiatori. Qualcuno che sta fuori dalla comunità, per l'appunto, e che può essere imputato di determinate colpe. Qualcuno su cui appunto fa ricadere collettivamente la colpa, in modo che tutto questo ristabilisca una qualche forma di coesione sociale. Lo stesso fenomeno nazista, diciamo il grande mito nero, insomma, della distruzione degli ebrei, è stato interpretato in questo senso. Laddove si avvertono fenomeni di disgregazione di una compagine sociale, progressivamente, silenziosamente, insidiosamente si forma questo sentimento distruttivo, direi, di comunità, che trova la propria coesione nell'espulsione di una vittima, di un inerme, appunto di un capro espiatorio, e che a partire da questo riesce in qualche modo a ritrovare la propria identità e le proprie coesioni. Questo porta a quelle che sono state definite comunità distruttive. Uno dei relatori di questo festival è stato Richard Sennett, forse qualcuno di voi l'ha sentito. Sennett dice una cosa molto efficace da questo punto di vista, e cioè lui dice il noi, la costituzione del noi, si configura sempre di più come un pronome pericoloso. Noi cerchiamo la nostra identità fragile, dispersa, disgregata, attraverso appunto la ricostruzione di un noi
che ci dia la sensazione di una qualche coesione. Dunque, comunità della paura, cioè comunità che si aggregano contro un presunto nemico. Il nemico viene reinventato. E questo accade nelle nostre metropoli, nelle nostre città, accade in ogni parte del mondo, accade anche addirittura a livello globale. Pensate alla contrapposizione, ora per fortuna c'è Obama, non c'è più Bush, ma pensate alla contrapposizione che era stata fortemente alimentata dalla politica di Bush e che naturalmente trovava una specularità nel terrorismo islamico, no? Tra stati canaglia e impero del male. Quella è una classica, diciamo, dinamica di costruzione del nemico, di spostamento della paura su un capro espiatorio che in quel caso assume addirittura la forza di, una forza di tipo planetario. Addirittura tutto questo ha dato luogo da parte di studiosi estranei alla diciamo alle derive della politica americana, penso a Samuel Huntington, che però ha proposto una formula che ha avuto molta fortuna e che è pericolosissima, e cioè il concetto dello scontro di civiltà. Oggi siamo, come dire, viviamo una fase appunto di scontro di civiltà tra l'Occidente e il non Occidente, tra gli Stati Uniti e l'Iraq, tra gli imperi del male, l'impero del male e gli stati canaglia, decliniamolo come vogliamo, è una formula assolutamente infelice, perché presuppone, detto per inciso, che le civiltà siano qualcosa di compatto. Mentre per l'appunto la società globale pone, semmai ci sono state civiltà compatte, pone, in realtà le civiltà sono tutte meticce nella loro origine, ma mai come ora la globalizzazione crea una situazione di mescolanza. A me piace usare il termine di contaminazione, che impedisce qualsiasi, che rende illusoria qualsiasi visione compatta appunto di civiltà che si presume che si contrappongano. Allora, in questo caso c'è un processo di autovittimizzazione. Se il diniego sfocia nella figura dello spettatore indifferente, la proiezione persecutoria della paura sfocia nella costruzione di sé come vittima. Io, come dire, rispondo ad un'aggressione, rispondo ad un pericolo e dunque non posso che fare così e mi aggrego con chi, simile a me, avverte questo problema, avverte questo pericolo e dà luogo quindi a quello che appunto io vorrei definire un comunitarismo tribale. Dunque abbiamo da un lato un individualismo difensivo, autodifensivo, un individualismo indifferente che mette in atto strategie di diniego della paura, dall'altro forme di comunitarismo regressivo, distruttivo, potremmo dire tribale, che mette in atto processi di dinamiche di spostamento persecutorio della paura. Ossessione dell'io, da un lato, ossessione del noi, dall'altro. Indifferenza, da un lato, violenza, dall'altro. Questa è, diciamo, la complementarità patologica dell'età globale che vede la metamorfosi della paura investita della stessa specularità. Da un lato assenza di paura, dall'altro eccesso di paura. Da un lato assenza di pathos, dall'altro eccesso di pathos. Questa è la forbice patologica, naturalmente, come dire, ridotta all'essenziale, che non esaurisce per fortuna la nostra realtà, ma è la forbice patologica nella quale ci troviamo immersi.
Allora, di fronte a questa inquietante divaricazione, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo provare a riattivare la paura, ma in una forma che vorrei definire virtuosa. Una metamorfosi virtuosa della paura per ritrovare appunto la sua funzione produttiva e per sottrarla alla dinamica anestetizzante, paralizzante dell'angoscia. Perché questo? Per due motivi fondamentali. La paura è ineliminabile, appunto, ed è, può essere feconda, perché la paura ci spinge a sentire il pericolo. Ma soprattutto si tratta, deve trattarsi, dovrebbe trattarsi di una paura che ci spinge a riconoscere i veri pericoli. Il global warming è un vero pericolo. La minaccia nucleare è un vero pericolo, ma stranamente sono le minacce su cui meno poniamo l'attenzione e che appunto, come dire, tentiamo di ridurre, di spostare su altro. Il secondo passo è evidentemente quello di indurci ad una sorta di mobilitazione. Ieri, parlando di Hannah Arendt, appunto parlavamo dell'azione. Azione intesa come capacità di agire insieme. Sentire la paura è forse, nella sua forma virtuosa, è forse il primo passo per ritrovare la capacità di azione, la capacità di azione comune. Dunque uscire dalla forbice tra condizione, presunta condizione di spettatori da un lato e presunta condizione di vittime dall'altro, per riconoscersi come attori degli eventi. Siamo noi e soltanto noi che possiamo intervenire, diciamo, in questa divaricazione. Riconoscersi come attori degli eventi vuol dire anche riconoscere la propria diretta responsabilità nella produzione dei rischi globali. Se c'è il nucleare, se c'è il riscaldamento del pianeta, tutto questo altro non è che l'effetto di un eccesso dell'agire tecnico. Chiudo subito questo capitolo perché aprirei un capitolo immenso, ma volevo almeno richiamarlo. Allora, riconoscersi attori degli eventi significa riconoscere in prima istanza la nostra responsabilità nell'aver prodotto questi eventi. Non si tratta di eventi fatali. Noi siamo costantemente presi dalla tentazione del fatalismo. Vabbè, non possiamo farci niente. Chi siamo noi, piccoli individui, di fronte a tutto questo? Noi siamo figli della modernità e dunque figli di quell'agire che ha, di quell'agire tecnico essenzialmente, che ha prodotto questo tipo di scenario. E dunque non solo noi possiamo in qualche modo ritrovare il senso di responsabilità di questo, ma nella produzione, diciamo, dei rischi globali, ma anche la possibilità di trovare un rimedio sottraendoli ad ogni fatalità. Dunque si tratta di reimparare ad avere paura, facendo sì che la paura ridiventi una passione mobilitante. Ora, paradossalmente, questo forse è già intuibile sulla base di quello che ho detto fin qui, paradossalmente l'età globale consente in modo peculiare questo tipo di operazione. Infatti, una delle caratteristiche, forse la caratteristica per eccellenza dell'età globale, è quella che richiamavo sopra, cioè l'interdipendenza degli eventi. Il fatto che un evento locale possa assumere consistenza globale e viceversa. Il fatto che viviamo in un mondo reticolare nel quale per la prima volta, badate bene, per la prima volta nella storia, questo è un mutamento epocale, radicale, le nostre vite sono reciprocamente annodate.
Interdipendenza degli eventi vuol dire anche, qui prendo diciamo il concetto, anche se non il termine, da Judith Butler, che è una teorica americana contemporanea molto intelligente, che parla appunto di interconnessione delle vite. Quello che però a me interessa sottolineare è che è proprio in virtù di quegli stessi rischi che produce che l'età globale può accomunare, accomuna potenzialmente tutti gli uomini in una stessa condizione planetaria. E cioè quella di essere tutti al di là, o meglio, prima di ogni differenza e persino di ogni disuguaglianza, membri di uno stesso genere umano. E uniti, potremmo dire, questo è l'altro punto che mi interessa sottolineare, dalla comune vulnerabilità, dalla comune fragilità, dalla comune debolezza. L'età globale ci espone prepotentemente, irriducibilmente e costantemente all'esperienza della perdita, all'esperienza della nostra fragilità, a questo sentimento di impotenza che rischia appunto di paralizzarci, ma che in qualche modo può ridiventare il punto di partenza per una nuova forma di agire. Pensiamo all'evento simbolico per eccellenza dell'ultimo decennio, e cioè l'11 settembre, la ferita inferta non solo nello stato più potente dell'Occidente, ma inferta in tutto l'Occidente, e soprattutto la ferita inferta nella illusione della sicurezza, nella illusione, diciamo, della potenza. Ma appunto pensiamo anche a fenomeni meno eclatanti, ma forse più pericolosi, come il riscaldamento del pianeta o le manipolazioni genetiche. Questo vuol dire anche che il pericolo, per tornare un momento ad Hobbes, e mi sto avviando a concludere, non è più quello della sopravvivenza individuale, non è più quello della propria morte soggettiva, ma è quello della sopravvivenza del genere umano, del mondo. Ieri ho parlato molto del mondo a partire da Hannah Arendt, della stessa biosfera. C'è un filosofo tedesco importante, non molto amato perché forse troppo metafisico, che è Hans Jonas, che già negli anni 70-80 segnalava questo problema. Non solo l'umanità è in pericolo, ma il pianeta, la biosfera sono in pericolo. E dunque la paura non può più essere paura di, non può più essere paura egoistica, ma deve trasformarsi in quella che appunto mi piace chiamare paura per l'umanità, per il mondo, per l'ambiente, per le generazioni future. Non possiamo più affidare solo alla politica il compito di salvaguardare l'umanità e il mondo, ma dobbiamo assumere soggettivamente la responsabilità verso il destino del mondo. Non possiamo più, in una parola, delegare, perché sarebbe un'operazione infruttuosa, perché le istituzioni a cui noi deleghiamo non sono più così efficaci come sono state durante la modernità. Il problema però in tutto questo è riuscire a cogliere questa possibilità. Qui c'è, come dire, una scommessa, per dirla con Pascal. Possiamo solo fare una scommessa. Saremo capaci di cogliere questa chance oggettiva che l'età globale ci presenta? Saremo capaci di usare la paura come spinta emotiva necessaria per riassumere la responsabilità verso il mondo? Beh, certo è indubbio che questo può farlo solo un soggetto che esce dalla propria, come dire, crisalide
di autosufficienza, dalla propria indifferenza e si riscopre proprio a partire dalla paura e proprio a partire dal sentimento della propria vulnerabilità come un soggetto costitutivamente in relazione con gli altri. Qui di nuovo potremmo evocare Hannah Arendt. Un soggetto che riconosce la propria vulnerabilità come dimensione costitutiva dell'umano e quindi diventa capace di prendere in cura il mondo. La paura, in altri termini, ci rivela, questo già lo aveva capito anzi Jonas, ci rivela che cosa ha valore per noi. La paura della perdita, la paura di fronte a qualcosa che se non ci prendiamo cura di quel qualcosa è destinato appunto alla distruzione, alla scomparsa. Risveglia il sentimento della nostra fragilità, può indurci appunto, almeno auspicabilmente, a farci carico, questo vuol dire responsabilità, farsi carico di qualcosa, a farsi carico delle sorti del mondo. Preferisco appunto dire prendersi cura piuttosto che essere responsabili, o meglio, prendersi cura è per me il passaggio ulteriore. Per quale ragione? Preferisco parlare di cura piuttosto che di responsabilità, perché nell'idea di cura ci sono entrambi gli aspetti che mi sembrano significativi. Cura vuol dire da un lato preoccupazione e dall'altro sollecitudine. Dunque è qualcosa di più di un astratto imperativo alla responsabilità, perché vuol dire che appunto a partire dalla capacità di sentire la paura e di riconoscere la mia vulnerabilità, io sono in grado di sentirmi in connessione con il mondo e dunque di prendere in cura il mondo anche proprio come pratica. Sollecitudine vuol dire mettere in atto quotidianamente, capillarmente, una pratica di cura. Qui naturalmente andrebbe fatto un discorso infinito, La cura è stata relegata tradizionalmente ad una dimensione sottovalutata del sociale. La cura è assistenza, è altruismo, è oblatività, e non a caso è essenzialmente legata al femminile. Ma invece il problema è proprio affrancare la cura dal suo confinamento nel mondo privato, nel mondo delle relazioni familiari, nel mondo tutto femminile dell'oblio e dell'altruismo, e farne una dimensione dell'azione, potremmo dire di nuovo usando il concetto di Hannah Arendt, la cura come ciò che può diventare una dimensione dell'azione e dunque qualcosa che, lo ripeto, può scaturire solo da un soggetto che si riconosce esso stesso come bisognoso di cura, che riconosce, diciamo, il proprio statuto ontologico di dipendenza, di bisognosità. Questo è un termine molto bello, neediness, che è usato da una studiosa americana contemporanea, Martha Nussbaum, in un altro contesto, diciamo, ma molto significativo. Insomma, e finisco, in altri termini, il soggetto di cura, il noi attuale, può avere paura per l'altro futuro, per il mondo nella sua complessità, può essere sensibile alla vulnerabilità dell'altro solo in quanto diventa consapevole della propria vulnerabilità e bisognosità. E dunque è la percezione della vulnerabilità riattivata dalla paura che può creare appunto un nuovo essere in comune. Preferisco questo termine. Stamattina c'era Jean-Luc Nancy, qualcuno di voi sarà andato a sentirlo, lo mutuo in parte da Hannah Arendt e in parte da Nancy. Preferisco il termine essere in comune al termine comunità, perché è meno inflazionato di derive, diciamo, negative. È la percezione della vulnerabilità riattivata dalla paura che può creare
questo nuovo essere in comune, questa forma di legame sociale globale in cui gli individui si pensino non solo come membri di uno stesso genere umano, ma come fruitori di un unico mondo, che è l'unica dimora del vivente che almeno finora ci è dato di conoscere. Grazie.